testa, nel mio modo di insegnarvi questo corso, io sto pensando a questa cosa. Una volta uno andava in laboratorio, provava l'esperienza di rompere una trave, vedere come si comportava la trave, dopodiché da questa esperienza qui rifletteva, poi magari tirava fuori la teoria. In laboratorio non possiamo più andarci, no? Ma abbiamo uno strumento che è altrettanto potente, forse non così potente, che è il calcolatore. Il calcolatore, forse voi non ci avete riflettuto, magari viene usato dalle persone che ovviamente non progettano, non analizzano seriamente la struttura, solo come un mero strumento per fare calcoli, macinare numeri. Invece no, perché la mia idea, questa è la mia conoscenza, prima del fenomeno di stabilità nelle travi, quando ci lasceremo, io avrò imparato qualcosa di nuovo. No? Il fatto di vedere prima l'oggetto, come si comporta, qual è il fenomeno, può far storcere il naso a quelli che fanno teoria pura, ma in effetti, una volta che uno ha l'imprinting di cosa succede, dopo anche se ci sono delle equazioni da fare, uno se le impara, no? Perché ha capito, ha visto qual è l'obiettivo. Non voglio essere, io non sono una persona assolutamente sufficiente, superficiale e così via, no? Però sono anche una persona operativa, no? Quindi risolvo il problema. E mi ricordo, per esempio, quando ero studente di dottorato, dovevo mantenermi, ho fatto una delle prime travi che ho fatto, una trave compressa, modellata di metri finiti, poi sono andato alla RDB, che adesso purtroppo non c'è più, è una fabbrica di prefabbricati a Piacenza, e ho detto, ingegnere, venga a vedere la sua trave come si rompe. Quando ho visto le fessure e la progressiva fissurazione della trave compressa e poi come si è rotta, mi sono tornato a casa, mi ricordo sul mio treno, completamente allucinato, perché il mio modello era una cosa, la realtà era un'altra, no? Adesso oggi quello che vediamo in più è questo: dobbiamo affrontare, renderci conto del perché, quali sono i fenomeni che nascono su una semplice trave. Io oggi, una mezz'oretta che avevo prima di venire qui da voi, ho cominciato a guardare tra tanti, tra i vari elementi che possiamo considerare. Io vi ho dato il modello, l'avete fatto assieme, poi voi l'avete fatto anche molto meglio della trave, quella da 18 metri, del ponte quella da 18 metri, no? E poi siete riusciti anche, state sviluppando il vostro modello per conto vostro, no? Una delle cose che possiamo mettere a proposito, per inciso, è questa: i braccetti rigidi, i link rigidi sono stati una catastrofe, giusto? Perché oggettivamente, onestamente, si è resi conto che pensavamo che fossero, collegassero parte a struttura e quant'altro, poi invece abbiamo visto che trave da una parte e la solita dall'altra. Poi adesso siamo un po' rimasti siamo riusciti un po' a sistemare le cose, però oggettivamente sarete d'accordo con me che i braccetti rigidi e cose così, un session point e così via, non è che siano poi così semplici, efficaci e così via. Giusto? Mi sembra che più o meno. Poi, tenete anche presente questa cosa qui, braccetti rigidi, in session point, tutte queste cose qui, voi le avete già usate tempo fa, ci sono un sacco di persone che le usano fuori, e forse stavolta con me, anche per la proporzione dell'oggetto, i malfunzionamenti, le sconnessioni che dopo sono insite usando queste cose qui vengono fuori alla luce. No? Noi abbiamo una trave alta un metro, quindi c'è un osso di un metro, un braccetto rigido di un metro. Magari in altri casi dove non era così particolare come struttura, magari chissà cosa c'era dentro nelle vostre analisi fatte con braccetti rigidi e così via. Giusto? Qualche dubbio? Viene. Questa è una cosa che viene anche a me, perché ci sono delle situazioni in cui io uso una cosa, un elemento che ho usato tante volte, mi rendo conto che non funzionava, e poi penso a tutte le volte che ho firmato una cosa usando quell'elemento lì. E spero che in quel caso lì non siano uscite dei particolari malfunzionamenti.
anche perché l'utilizzo del software, guardate, dipende anche dalle geometrie, dei materiali, dei carichi, dalle simmetrie e così via, quindi quello che funziona in un caso non è detto che funzioni sempre negli altri casi. Questo non vuol dire essere animisti, no? Pensare che il software abbia vita propria, però bisogna dire che, pensare che bisogna avere cautela, sempre attenzione, cura, guardare i dettagli, come stiamo facendo. Oggi quello che vediamo insieme è come se dovessimo fare, guardare un pezzo importante del nostro ponte stradale, supponiamo di avere quello da 50 metri che è un po' più esaltante, ecco, la trave che noi abbiamo, con cui abbiamo a che fare, vediamo se ho per esempio il PDF. Visto che non è che sia oggettivamente tanto difficile questa zona qui, quanto per esempio la zona qui di appoggio dove ci sono tutte le intersezioni tra anima principale, ali, controventi orizzontali e controventi nel piano, lì c'è un incrocio di elementi che è notevole, no? E anche geometricamente, se uno dovesse modellarla correttamente, la geometria è completamente tridimensionale. Però a parte questo, diciamo, oggi, questo elemento, questa è la struttura qui, una delle cose che si fa è anche questa. Qui ci sono diversi componenti, no? C'è il ponte nel suo intero, la sua trave, però diciamo uno degli elementi che possiamo staccare e studiare a parte, come in un certo senso se pensassimo di costruirlo e vediamo di volta in volta come eventualmente modificarlo, è sicuramente la trave principale, no? Quindi, anche nell'ottica di pensare a come dopo monto queste travi, prima di tutto penso come la realizzo, la penso da sola, poi man mano aggiungo altre cose. Quindi quello su cui ci concentriamo è la trave principale, è lunga 50 metri, no? Poi una delle cose che si nota subito è questa, a parte i giunti, che sono situazioni a parte che dovremmo trattare a parte, le altre cose sono, come vedete, il fatto che ci sono questi pin tratteggiate, un certo reticolo di rinforzi, sia in verticale, sono certe costole, sia in orizzontale. Questi rips qua, tutto questo insieme di costole, quello che vediamo anche qui, sono le costole, in particolare da una parte sola, e poi il rips posizionato in questa maniera. L'idea che ci deve guidare è questa trave qui è un elemento essenzialmente in flesso per carichi verticali, però come sappiamo c'è un principio generale che abbiamo visto a tecnica delle costruzioni in cui si dice tutto quello che è compresso si può stabilizzare, quindi se io anche ho un elemento semplicemente in flesso come questo, le mie sigma sono in questa maniera, sopra compressione, sotto trazione, dove c'è compressione ci può stabilizzare. Questo è il motivo per cui qui ci può essere l'instabilità dell'ala con un serpeggiamento dell'ala e in particolare, per esempio, potrebbe essere un serpeggiamento in questa maniera, in genere l'ala resta rettilinea, quello che si piega è con delle ondulazioni in controfase da una parte all'altra dell'anima.
Poi si può stabilizzare la parte alta compressa del pannello, e questa zona qui è compressa. Poi si può stabilizzare in prossimità dell'appoggio il pannello vero e proprio, perché questo è soggetto a un regime di taglio, in teoria anche di puro taglio, così, per cui esiste una direzione principale che è questa qui, a seconda di compressione per cui ci può essere instabilità. Quindi noi ci aspettiamo tutti questi fenomeni qua, no? E l'idea è questa: io metto questi rips longitudinali e quelli verticali per impedire lo sviluppo di queste gobbe qua, no? Adesso, per materializzare questa cosa, supponiamo che dobbiamo progettare e verificare questa trave qui. Quello che noi pensiamo di fare è, come vi ho detto, una delle prime lezioni. Per me l'analisi strutturale significa capire come funziona la struttura, è un'esplorazione, no? Capire come funziona la struttura, e quando capisco come funziona la struttura vedo anche se funziona bene, se funziona male. Se funziona male la correggo, va bene? E quindi esploro, capisco come funziona questa trave qui. Oggi vediamo insieme l'instabilità di questa trave. Come abbiamo visto questa, se la trave non è così, ma è più lunga, più corta, più alta, più bassa, sappiamo come operare, no? È un modo di imparare le cose facendole. Poi ci saranno una serie di equazioni, io vi dirò anche alcune pagine da studiare, questo là, e questo spetta a voi, no? Che è la parte invece che di solito si fa a lezione, nel momento in cui scrivo l'equazione poi non ti faccio vedere come funziona la cosa. Invece, siccome siamo all'ultimo anno di ingegneria e abbiamo già una certa base di conoscenza, che sono queste qui di tecnica, anche elementari, adesso vediamo più in grande effettivamente di vedere il serpeggio dell'ala, l'imbozzamento dell'anima, dopo penseremo a come fare le equazioni. Prima di fare questa cosa qui, gli unici rimarchi teorici che voglio fare sono questi. Tutte queste sezioni qui, queste qui, se voi ci pensate, qui c'è uno spessore di 10 mm, la trave alta 2,70 m, quindi non c'è nessun dubbio che tutte queste travi qui da ponte, sia questa che le altre, sono in gergo profili sottili. Quindi sono, per intenderci, profili quelli di classe 4, in cui effettivamente non si raggiungeva neanche il limite di sgorgamento perché si stabilizzavano prima. Quindi se io non metto i rigs e ammazzo i modi di stabilizzarsi locali della trave, questi sono profili 4, quindi non arrivano neanche alla sigma Y. Quindi questo diagramma qui a farfalla non si sviluppa neanche, perché la parte compressa è non efficace. Allora, qui non si parla assolutamente di calcolo plastico, perché l'utilità è minima, no? Il calcolo deve essere fatto in fase elastica, usualmente, e in più, per passare dalla classe 4, che è il profilo nudo e crudo, se voglio passare almeno alla classe 3, che è quella che arriva almeno al momento a NY, devo mettere tutti i rips, in modo tale da contrastare l'instabilità locale. Chiaro? Questa è la prima osservazione. Seconda osservazione: se voi andate sull'Eurocodice, oppure anche sulla nostra normativa, ci sono tutti i metodi per verificare, date gli spessori delle varie parti, se un profilo è di classe 1, 2, 3, 4. C'è una tabellina con dei test che riguardano lo spessore, l'altezza, i rapporti e così via, no? Entra in gioco anche la classe dell'acciaio, cioè 2,35, 2,75, 3,55. Fatto questo, ci possono essere delle parti delle sezioni, per esempio quelle più massicce, che ad esempio sono in classe 2, che hanno spessori più grossi rispetto alla luce, oppure profili più parti di sezione, parti di sezione che sono più sottili rispetto a queste dimensioni, per cui il profilo ad esempio di classe 3, questa parte locale. Se una sezione comunque composta, cioè una parte, l'ala in genere più massiccia di classe 2, l'anima anche più sottile di classe 3, quello che vince complessivamente è la classe più bassa, con il valore più alto,
quindi questa è la classe 3, nel senso che comunque quello che si instabilizza è dato dal valore più alto. Se voi applicate questi metodi qui su sezioni di questo tipo qua, vi viene fuori sempre che è la classe 4. Questa riprova, se volete guardate queste tabelle che sono utili per altri tipi di sezioni in acciaio e così via, nel nostro caso, per come sono geometricamente, si finisce senza rips in classe 4, che è un dolore e che non porta quasi niente. Se contrasto con tutti i rips, quello che posso fare è pensare di, togliendo tutte le instabilità, di arrivare a classe 3, in cui posso al limite dire che la verifica che io faccio sulla mia sezione è del tipo sigma y uguale momento diviso dal gruppo elastico. Quindi almeno posso pensare di effettivamente sviluppare il comportamento a farfalla. Se invece non faccio questo, non blocco le instabilità, ci sono parti delle sezioni, per esempio questa parte qui del pannello, compresso potrebbe essere non efficace, perché il diagramma effettivo è fatto così. Questa parte qui, questa striscia qua, il pannello che si è instabilizzato, eventualmente con lo sregolamento così, è come se non ci fosse. No? Allora, l'obiettivo è, per la trave, cercare di arrivare alla sezione 3 almeno, quindi bloccare tutte le instabilità locali. Ed è per questo che sono stati inseriti questo insieme di rips. Adesso, quello che vediamo insieme è, in maniera anche se volete un po' ingenua, come pensiamo di modellare la nostra struttura. Allora, qui mi sono modellato la trave. Al solito, come sapete, io parto sempre da una configurazione di semi minimale, quindi lo stretto necessario. Lo stretto necessario sono, se pensate, se avete sotto mano il disegno del ponte di prima, che è questo, ci sono fondamentalmente qua da individuare nel disegno originale, nella mezz'ora che avevo prima di venire da voi, mi sono dimenticato un pezzo di ponte, quindi il mio ponte era lungo 50 metri e lungo 40, perché non ho notato che fondamentalmente ci sono, c'è questa prima maglia, le maglie sono fondamentalmente così, 11,50 m, 12,50 m, 12,50 m, 11,50 m. Io invece ho fatto 11,50, 12,50, questa me la sono dimenticata perché pensavo d'altro, questo 11,50. Quindi il mio ponte non è esattamente, la mia trave non è esattamente questa, però tanto vale. Allora, il mio modello è questo, così via. Quindi c'è il primo tratto, 11,50, poi io soltanto un tratto 12,50, poi uno da 50. Ho inserito comunque la mezzeria, no? Quindi in effetti io avrei bisogno di un altro tratto con 12,50, perché me lo sono dimenticato, quindi il ponte non è lungo 50 metri, è circa 39 metri 40. L'altezza è 2,70 m e uno degli aspetti anche che sono indicativi quando si modella una struttura in campo tridimensionale è che effettivamente si pensa anche con i vincoli, che è una cosa che è sempre ambigua per il modello bidimensionale, cioè il cerniera, il carrello, le ruotine. Però allora, in questo modello qui, in questo estremo qua, vedete, i vincoli sono posti così. Questo è l'estremo fisso in cui c'è la cerniera, e in prossimità dell'anima sono vincolati tutti e tre gli spostamenti. Modello shell, quindi ha tre spostamenti. Nei due estremi delle ali sono vincolati soltanto gli spostamenti in verticale e longitudinale. Quindi fuori piano l'unico vincolo è rappresentato da questo dell'anima. Dall'altra parte invece
dall'altra parte ho soltanto il vincolo in verticale e nelle prossimità dell'anima ho il vincolo in orizzontale. Ecco, questa disposizione qua dei vincoli è particolare perché, per esempio, potrebbe far riferimento alla, alla situazione in cui la trave è semplicemente sollevata con una gru e è appoggiata sulle spalle o sugli appoggi. Quindi qui, per esempio, a rigore non ci sono vincoli rotazionali, perché per esempio questo nodo qui può spostarsi da una parte o dall'altra. È chiaro che se questo è un modello shell, vincolo rotazionale, se questi sono vincoli bilateri, ad esempio i bandoni fissati sulle ali, non permettono il sollevamento della coda, però la piastra questa potrebbe ruotare in questa maniera. Quindi questo è un aspetto anche da valutare. Come sempre, io parto dal modello che è minimale, mi faccio l'analisi statica, per esempio faccio il contour dei sforzi globali lungo X, l'andamento è questo, ho messo una deformata che è al 5% di quella della dimensione della struttura. Se metto una dimensione in scala 1-1, quindi come si deforma effettivamente la trave sul peso proprio, come vedete non vedo niente. Lo spostamento è talmente piccolo che non ha nessuna, non appare niente. Se moltiplico la scala per 100, vedo qualcosa. Quindi qui lo spostamento in verticale è amplificato di 100 volte. Ed è significativo perché, per esempio, in questo caso qui, se questa è alta 2,5 metri, se moltiplico per 100, questo è circa mezzo metro, 50 centimetri, moltiplicate per 100. Quindi vuol dire che lo spostamento è 100 volte più piccolo di 50 centimetri, quindi è 5 mm più o meno. Poi, l'altra cosa che noto è questa. Questa è la mesh più rozza possibile perché ha soltanto 4 elementi nel piano dell'anima. La trave dovrebbe inflettersi in maniera continua, cosa che non fa questo perché la mesh è molto rada. Una delle cose che noto, per esempio, che mi fa piacere è questa. La soluzione è comunque simmetrica. Non gli spostamenti, perché qui il punto sta fisso, perché c'è la cerniera, qui si sposta, vedete, si sposta, però in termini di sforzo, grosso modo, il rosso e il blu sono più o meno simmetrici. Quindi è un buon punto di partenza. Per esempio, se la vedo in tridimensionale, questo è l'andamento dello sforzo e così via. L'analisi di Buckling. Allora, l'analisi di Buckling funziona in questa maniera. Fatta l'analisi sotto un certo carico, qui per esempio, se simulo la costruzione del ponte, sta trave all'inizio l'ho pensata appoggiata alle spalle e poi la inizio a pensare soggetta solo al peso proprio, come in questo caso. Allora, quello che mi domando è questo: sotto questo carico la trave ha possibilità di sbandare? Le possibilità di sbandare questa trave sono diverse, sono tutte quelle locali che abbiamo visto qui. Poi ci può essere anche una instabilità flesso torsionale fuori piano. Adesso vediamo come sono calcolati. Allora, nelle analisi di Buckling, tutti i software sono più o meno simili, cioè vedete, questo c'è tutto l'elenco delle soluzioni che posso avere in Strauss, ce n'è uno simile in SAP, ce ne sono mille, no? E in particolare scelgo Linear Buckling. Di Linear Buckling, quello che viene definito, deve essere definito all'inizio, è la condizione iniziale, ovvero la condizione che tu consideri, il carico, la situazione di carico che tu consideri, che vuoi amplificare fino a far sviluppare l'instabilità. Nel caso noi parliamo della nostra colonna di Eulero, la nostra colonna di Eulero si può stabilizzare in questa maniera, la condizione di carico che dovrebbe essere scelta è il carico P. Ad esempio il carico P col valore unitario, un kN. Dopodiché dovremo calcolarci il carico più critico,
che è espresso nella sua formula canonica che abbiamo guardato di Iotta, che possiamo interpretare come moltiplicatore di pi con 1. Va bene? Quindi, per esempio, se questo fosse il carico di esercizio della nostra colonna, lambda dovrebbe essere un numero maggiore di 1. In teoria, se questo carico variabile dovrebbe essere maggiore di 1,5, però dopo anche discuteremo su questo numero qua. Viceversa, se questo fosse, questa è una situazione di carico concentrato, la condizione di carico che io considero qui è una condizione di carico differente, che per noi a mano sulla colonna di Euler sarebbe difficile da fare, però per il calcolatore è semplice, viene lo stesso proprio, no? Quindi io troverò un moltiplicatore del peso proprio tale per cui si innesta una qualche instabilità. È come se mettessi in un esperimento virtuale la mia trave, assoggettassi a un'accelerazione di gravità via via crescente. Parto col valore 1, cioè come se fosse il peso proprio, e vediamo di quanto si può aumentare l'accelerazione di gravità prima di verificare prima di instabilità. Questa condizione di carico qui sono i risultati di analisi statica che ho fatto appena prima. Va bene? Quindi, per intenderci, io prima faccio l'analisi statica e considero solo l'analisi statica, che è questa, i cui risultati sono questi, sotto peso proprio, e adesso vedo nell'analisi di Buckling, il Buckling lineare, di quanto posso amplificare questa condizione di carico prima che mi arrivi l'instabilità. Vi faccio vedere questa cosa tanto per avere un'idea. Supponiamo che io ho cancellato tutte le analisi, quindi sono cancellato anche l'analisi elastica lineare appena fatta. Se io faccio linear buckling e provo a farla, mi viene detto: guarda, non ho nessuna situazione di partenza statica da applicare, di fare un errore, proprio perché mi sono cancellato tutti i risultati come se non avessi fatto l'analisi statica lineare. Quindi prima devo farmi l'analisi statica lineare, questa. Vedete che adesso c'è questo risultato, questo file di risultati con l'analisi statica sul peso proprio. Adesso posso farmi il buckling. Si calcolano gli autovalori e questi sono i moltiplicatori del carico. Allora, anche qui io nel caso di Euler mi ricordo che ho un certo numero di modi propri di carichi e di autovalori. Per esempio, questo è il primo, poi il secondo, poi il terzo, poi il quarto, e così via. In teoria ho n infinito autovalori e ho corrispondentemente infinito autofunzioni. Qui non ho la potenza dell'infinito perché il mio modello è discreto. In particolare, se voi guardate qua sotto, se voi guardate qua sotto, io ho un modello 30 nodi, ogni nodo nello spazio ha 6 gradi di libertà, 3 traslazionali e 3 rotazionali, quindi questo modellino qua ha 180 gradi di libertà, quindi al massimo qui dentro ci sono 180 autovalori e corrispondentemente 180 deformate. Se io avessi una trave continua come la colonna di Euler, la trave continua ha infiniti gradi di libertà, quindi mi trovo infiniti autovalori e infinite autofunzioni. Qui al massimo 180 gradi di libertà, quindi un sistema discreto presenta al massimo 180 autovalori, 180 modi propri. Di questi 180, dopo bisogna vedere quanti sono significativi oppure no, e in particolare io ne sono calcolati, se vedete, risultato
ne sono calcolati 10 che sono elencati qua. Adesso la prima osservazione da fare è questa: se voi guardate il mio peso, la mia situazione in partenza, la gravità, quindi se io li moltiplico per questi valori qua trovo quanto devo amplificare la gravità perché avvenga un'instabilità di qualche tipo. Prima di andare a vedere qual è l'instabilità, come si sviluppa, guardiamo in faccia questi numeri. Allora, la prima osservazione che faccio è questa: ci sono numeri positivi e numeri negativi. Cioè, il primo è meno 0.037, il secondo è 0.038 e così via. Se voi notate, un'osservazione è la struttura è abbastanza simmetrica rispetto al piano orizzontale, che vuol dire che è abbastanza simmetrica per come si abbassa e per come si innalza. Poi, se il moltiplicatore è positivo, io devo moltiplicare il carico, in questo caso qui l'accelerazione di gravità, per questo numero, per attivare una certa instabilità che vediamo. Alla stessa maniera devo moltiplicare per questo numero qua che è negativo, che vuol dire che, per esempio, il primo modo di stabilizzarsi è quando la gravità non è 9,81 per 0.03 qualcosa verso il basso, ma sei verso l'alto. Quindi il primo modo di stabilizzarsi di questa trave con questo modello rozzo è una stabilità che si attiverebbe se la gravità fosse verso l'alto, quindi non è fisicamente significativa in questo caso, e poi con questo numero qua. Allora, il segno vuol dire che la forza va, il carico va nella direzione opposta rispetto a quello che noi abbiamo segnato, e il numero vuol dire che basta, grosso modo, a parte il primo che non è significativo perché la gravità dovrebbe essere verso l'alto, il secondo è quello significativo, vuol dire che c'è, basta il 3,8% di gravità per far instabilizzare la trave, che vuol dire che praticamente la trave si stabilizza subito, no? Solo che il 4% della gravità la trave si stabilizza subito, gli altri numeri dopo sono più o meno. Allora, primo ragionamento è la discussione sul segno degli autovalori, quanti ne posso ottenere e poi giustificarlo. Se sono negativi vuol dire che l'instabilità si attiva, però il carico è la direzione opposta rispetto a quello che noi abbiamo pensato. Adesso guardiamo effettivamente la faccia di questa instabilità. Quindi, per esempio, prendiamo, come sapete, gli autovettori sia per i modi propri che per i modi relativi all'instabilità sono definiti a meno della costante. Quindi l'onda di seno è definita almeno del parametro A, che può essere qualsiasi grande, se è positivo è così, se è negativo è dall'altra parte. Però l'ampiezza della deformata critica non è definita, l'ampiezza dei modi propri non è definita. Prendiamo un'ampiezza 5%, pari quindi, se la dimensione è la luce della trave, il spostamento massimo sarà 5% di questa. Questa è la deformata. Può essere anche utile, siccome noi siamo interessati agli imbozzamenti, e per esempio disegniamo gli imbozzamenti, quindi gli spostamenti fuori piano, potrebbe essere utile mettere gli spostamenti in direzione Z per vedere cosa esce dal piano. In questo caso qui la deformata critica quindi è piana, e forse il 5% può essere un numero troppo grosso, perché da una deformata che, se la magnificate troppo, la deformata diventa priva di senso, perché comunque questi modi qua di verificare sono tutti legati all'inizio dell'instabilità, quindi con spostamenti molto piccoli. Però quello che si vede qua è questo: se voi guardate la trave essenzialmente ha una tendenza a incresparsi per l'ala superiore, mentre l'anima resta verticale. Questo è il primo modo,
questo è il secondo, terzo. Il terzo, guardate, è il primo che risulta colorato, che vuol dire che il terzo ha degli spostamenti fuori il piano dell'anima. E se notate, il terzo è un po' particolare, perché qui gli spostamenti sono legati al fatto che l'anima, quindi l'ala, viene da questa parte, mentre qui è l'opposto. Quindi è uno svergolamento complessivo, se notiamo un po' la trave, si vede meglio. Vedete? Quindi c'è questa instabilità presso torsionale per il fatto che la trave, soltanto abbiamo detto, appoggiata e vincolata alla base, quindi può. Questo avviene quando però il carico è negativo, meno 0,7%, però c'è quell'altro che è quasi lo stesso valore, quando il carico è verso il basso, la deformata è simile, vedete, c'è sempre questa torsione. Qui per esempio questa possibilità di deformarsi, di stabilizzarsi, è legata al fatto che il profilo è sottile, perché se il profilo fosse effettivamente una sezione compatta, se io vincolo questo punto, ho vincolato questo, ho vincolato questo, se la sezione è compatta, questo punto non può allontanarsi e avvicinarsi da questo, quindi sarebbe connesso. La stessa cosa qui. Qua vedete, se io vuoto in questa maniera, questa distanza qui si accorcia, mentre questa si allunga. Quindi vuol dire che qui questo punto dell'ala si abbassa, si avvicina a questo, questo punto si alza, quindi si allontana da questo punto. Se la sezione fosse compatta, questo non potrebbe accadere. Quindi vincolando qua avrei reso dei vincoli torsionali perfetti, che le sezioni estremità non potrebbero ruotare. Qui possono ruotare perché l'anima si deforma. Infatti, se voi amplificate per esempio gli spostamenti, fate una deformazione più grande, vedete com'è lo sbandamento dell'anima. Vedete? Questo angolo qui, inizialmente 90 gradi, adesso diventa più piccolo, diventa acuto. L'altra parte è ottusa. Vedete com'è? Un po' vuota, sì. Questo è l'angolo che è 90 gradi, quindi questo dovrebbe essere l'angolo a 90 gradi. Adesso il mio pollice rappresenta l'anima della trave, si deforma in questa maniera. Quest'angolo qui non resta più 90 gradi. Questa è una perdita di forma, perché il profilo è sottile e lo posso vedere solo se ho una modellazione con le lenti Shell. Se modello BIM non vedrei questa cosa. Le lenti di trave hanno riposti all'interno sempre di deformazione, che non, di sezione che non si deforma. Questo è un altro autovalore successivo e qui si vede lo sbandamento complessivo dell'anima e così via. Facciamo così adesso, questo è un modello molto rado, no? Che per certi versi non è neanche diciamo poi attendibile più di tanto, diciamo primo gli autovalori sono intorno a 0,3 e così via. Allora il modello successivo è questo, anche qui vedete un po' più discretizzato, soluzione elastica lineare, questi sono gli sforzi, anche qui se notate c'è una maggiore regolarità nella mappatura. Se guardiamo in faccia l'oggetto, vedete che
a parte il fatto che il carrello di destra si sposta, grosso modo la soluzione è simmetrica. Se io faccio l'analisi di buffering di questa struttura qui, gli autovalori per esempio diventano questi. Quelli sono cambiati grandemente e questo è legato al fatto che la mesh, la discretizzazione di prima era proprio veramente grossolana. Quindi adesso non abbiamo più valori 0,03, abbiamo valori 0,26, che sono comunque minori di 1. Quindi vuol dire che basta un quarto della accelerazione di gravità per instabilizzare la trave. Questo vi dà anche l'idea su questa trave qui, in generale sulle travi, quanto è delicato il fenomeno, no? Perché se basta solo un quarto del peso proprio su questa trave qui per instabilizzarla, vuol dire che la trave non porta neanche se stessa, non porta neanche il peso proprio, porta soltanto un quarto del peso proprio. E se guardiamo anche qui come avviene l'instabilità, facciamo anche qui il contour, quello che forse è più significativo sono gli spostamenti fuori piano, per vedere se ci sono torsioni o instabilità flesso torsionale oppure imbozzamenti dell'anima. Vede che il primo modo proprio è questo, è 0,26, quindi la gravità deve essere verso il basso, e il modo di instabilizzarsi è questo. Qui forse il fattore di modificazione di spostamenti è troppo grande, quindi potrebbe bastare 2, questa deformata. Va bene? Questo è il primo modo. Il secondo modo è questo, che è 0,29, in cui tutta l'anima sbanda da una parte o dall'altra. Questo è il terzo, che però avviene solo se l'accelerazione di gravità fosse negativa e pari a meno 0,3. Questo invece è l'omologo, in cui l'accelerazione è verso il basso e così via. Dato che uno dopo vuole vedere se effettivamente la soluzione è una discretizzazione sufficientemente discretizzata oppure no, questo è un modello successivo in cui rispetto al caso precedente, in cui avevo modellato in maniera molto rara queste zone qui, adesso ho suddiviso anche queste. Questa è l'analisi statica. E anche qui c'è anche una cosa da controllare. Viene mantenuta la simmetria. C'è. Poi l'analisi di buffering presenta questi autovalori qua. Col primo modello avevamo 0,03, secondo 2,26, sarà meno 1, qui abbiamo 2,74, di un valore un po' più grande, però sembra che raggiungiamo una convergenza. Allora, questa è la deformata, e il primo modo proprio è una deformata in cui complessivamente la trave sbanda fuori piano. Questo è il secondo, con la torsione, questo è il terzo, che però non è significativo perché vorrebbe dire che l'accelerazione deve essere verso l'alto. Questo è il quarto, che è simile a quello di prima, questo non è significativo. Poi ci sono delle instabilità locali in prossimità degli estremi. Questa è più articolata, perché è una stabilità con un moltiplicatore che è 1,33. Quindi per esempio
questa qui si attiverebbe se tutti quelli modi precedenti non si sviluppassero, se moltiplicassi per 1,33 l'accelerazione di gravità ci sarebbe questa. Alle volte vedete anche amplificare gli spostamenti, bisogna anche scegliere l'amplificazione con criterio, perché questo qui è un disegno che è pauroso, in cui siccome è talmente amplificata la deformazione si capisce poco. Era il 5% della dimensione massima della struttura. Se usate una scala più piccola, che è l'1%, vedete, questo è già più chiaro. Questa è una stabilità che avviene a 1,33 moltiplicando l'accelerazione per 1,33, in cui, come vedete, c'è, per la prima volta vediamo l'increspatura chiaramente della ala più compressa, e vedete che i punti sull'ala restano più o meno allineati, abbiamo sempre detto, e poi però c'è l'instabilità, l'imbozzamento, qui siamo spostamenti in direzione Z, quindi quelli che sono blu sono negativi, sono dentro, quelli che sono rossi sono imbozzamenti verso fuori. Quindi in questo momento qua si è stabilizzato sia l'ala superiore compressa che il pannello d'anima, e questa qui, se volete, è come appare, forse viene meglio così. Tolgo i punti, come si è stabilizzata la vostra trave. La stabilità è nata probabilmente in questo modello, in questo caso qui, l'ala, che se voi guardate, se ricordate nel modello qui della trave 50 metri, un'ala pesante perché sono 3 cm, l'anima invece è 1 cm, quindi molto più sottile. Lo sregolamento, il serpeggiamento dell'ala si è trascinato dietro l'imbozzamento dell'anima. Quindi, quando si è piegato, serpeggiata così l'ala, questo angolo doveva rimanere a 90, quindi si è trascinato dietro l'imbozzamento dell'anima. Infatti, vedete che quando l'ala è ruotata così, l'imbozzamento verso dentro, invece qui l'ala ruotato così, l'imbozzamento verso fuori. Ovvio che in questo momento qui stiamo vedendo per la prima volta una simulazione virtuale l'instabilità di una trave, no? Che avevamo sempre visto a pelle in costruzione, per esempio con un disegno, qui cominciamo a toccarla con mano. Una cosa che si nota è che per esempio qui la discretizzazione è ancora rozza, perché per esempio l'instabilità, l'imbozzamento qua del pannello d'anima, qui siccome ho soltanto due elementi sullo spessore, non può essere fatto che con una spezzata, cosa che non è realistica perché la deformata, anche il campo plastico, però avrà sempre una certa regolarità. Quindi questo indice che anche questa modellazione qui è già migliore delle altre, però troppo rozza. E quindi possiamo considerare un modello successivo che può essere questo. I nodi sono questi, quindi vedete molto più variegata. Il modello iniziale aveva 30 nodi, 30 nodi sono 180 gradi di libertà, qui i nodi sono 525, quindi questo modello qui ha 3000 e passa gradi di libertà. I vincoli sono sempre gli stessi, l'analisi elastica lineare è questa, i nodi perché sono ingombranti, se guardo
in faccia alla mia trave, effettivamente alla simmetria nello stato di sforzo, no? E se ne faccio buffering, i modi pro, gli autovalori sono questi. Qui vedete, è un caso, se voi fate il diagramma di convergenza, in cui prima abbiamo un valore 0.03, poi mi sembra 0.25, poi 0.27, adesso il primo è 0.57.3, quindi è un caso in cui la convergenza probabilmente oscilla da qua arriva a un asintoto, no? Quindi non è detto che la convergenza sia monotona crescente o decrescente, dipende dalla formulazione dell'elemento finito. Poi anche un'altra cosa che dovete pensare è che mentre la noia elastica lineare è con l'inversione della matrice siete a posto, qui il processo per il calcolo di autovalore è un processo iterativo, quindi bisogna decidere quante iterazioni fare, al massimo 50. Poi ci sono dei metodi iterativi che partono da un certo insieme di autovettori, di deformate di tentativo, che sono per esempio, in questo caso qui, ho chiesto 10 autovettori, inizialmente parto con, scelgo di partire con 100 vettori di tentativo, di cui un certo numero di iterazioni, al massimo 50, si spera che di questi 100 vettori, i primi 10 siano relativi ad autovalori significativi. Poi ci sono delle tolleranze anche con cui sviluppo le iterazioni. Come vi rendete conto, software differenti danno valutazioni differenti. Quindi voi dovete togliervi dalla testa il fatto che il risultato è unico con 12 cifre decimali esatte. Qui dietro, questo mondo qui, come mai espando, qual è la strategia di soluzione con espansione degli autovettori tentativo? Lo sappiamo? Lo sapete dire? Lo sapete dire? Avete mai visto? No, perché soltanto uno che ha programmato in una certa maniera il codice di calcolo sa cosa c'è dietro. Voi al massimo aprite il cofano della macchina, sotto vedete un po' di fili, così magari riuscite a cogliere la testata e basta. Quindi questo è quello che produce Strauss, che va, è un buon codice a tutti, secondo me anche molto preciso, ha una grafica, a me piace molto, alla mia tarda età più di tanto lo riesco a fare, è un buon codice di calcolo dal punto di vista grafica, è un codice di calcolo nato in ambiente aeronautico e aerospaziale, quindi questa è già garanzia che l'ingegneria aeronautica e aerospaziale è precisina, no, mentre noi civili siamo sempre un po' più così, è orientato molto alle strutture bidimensionali come gusci, perché chiaramente un aerospaziale fa il missile con la fusoliera dell'aeroplano, sulla parte di telai, di verifiche sismiche, eccetera, invece un po' così. L'opposto è SAP, il codice di calcolo, fortissimo su analisi a telai, sulla parte shell, eccetera, così un po' più, no? Però non c'è nulla di particolare. Come prendete il VU Spider, quello va benissimo per lo Z4, per roadster stradale. Se voi prendete un SUV, quello magari non va veloce su autostrada, come quello va meglio su un'altra cosa. Quindi l'idea è questa: ogni strumento ha il suo target, no? È come un'arma. Se voi siete in un corpo a corpo vi va bene il gladio, se voi dovete lanciare una cosa vi va meglio il giavellotto, se voi avete un missile dovete andare oltre l'orizzonte terrestre, c'è un missile interbalistico, missile balistico, no? Quindi così, no? Strauss è, diciamo, abbastanza preciso, nel senso che dopo anni affidabile, eccetera. Su altre cose, per esempio, ci sono codici che sono più o meno precisi e così via. Allora, vediamo un po' che risultati ci sono.
Questa qui è il primo modo proprio, che è 0,257. Diciamo, ci rendiamo conto che intorno a 0,257 c'è questo tipo di instabilità, no? Quindi vincolare vedete, adesso ho messo la piatta banda allineata con Z, che è più o meno orizzontale, quindi si vede chiaramente che l'instabilità è fuori piano di tutta la parte. Quindi questo è un difetto, diciamo. Poi adesso direi potreste fare anche più modelli più raffinati, però qui ci siamo abbastanza, anche perché abbiamo fatto tutta la strada e più o meno ci siamo resi conto delle cose, no? Allora, questo è una cosa da correggere, va bene? Quindi deve essere ripresa la evitata questa deformazione della dell'anima. Se voi siete attenti, c'è anche un'altra cosa che è delicata. Guardate qui, per esempio, c'è un altro effetto. Queste sono la piatta banda con tutti i vincoli di appoggi. Vedete come, oltre allo sbandamento complessivo da questa parte, c'è anche un effetto locale per come è appoggiata la trave. Perché guardate l'anima, cioè guardate l'anima inferiore, e dopo resta rettilinea, però qui localmente si imbozza verso l'alto. Questo è un effetto del fatto che se voi avete applicato sulla vostra trave, faccio un caso ancora più eclatante, il vincolo qui e il vincolo qui, la piatta banda inferiore si inflette localmente. Quindi, dovessi fare il disegno, questa è la mia piatta banda, se io la appoggio qui e la appoggio qui, la piatta banda agli estremi ha questo andamento qua. C'è una distorsione locale, un effetto locale, perché l'appoggio è puntuale. Voi dovete guardare il comportamento strutturale, perché adesso con software di questo tipo qua potete proprio comprendere e riconoscere aspetti che sono noti dalla teoria, no? E in questa maniera poi, per esempio, una delle cose da fare sicuramente sarà evitare questo spostamento qua, quindi dovremmo mettere il costole in verticale. Vediamo gli altri modi se ce ne sono. Questa è una torsione, tipo una strina di lumino bianco. Queste sono ulteriori instabilità locali, più variegate. Vedete che per esempio qui quello che entra in gioco, gli imbozzamenti sono tutti dei serpeggiamenti dentro fuori alternati e sono legati alla zona compressa della trave. La trave è la parte compressa, è chiaramente la parte superiore, mentre la parte tesa sotto è lineare. E così via. Questo è un altro modo funzionale complessivo. Poi ce ne sono alcuni che sono variegati, questo però non è significativo perché vedete è meno 1,30, quindi vorrebbe dire se la trave fosse caricata da sotto verso l'alto, e così via. Allora, se questo è il modo, il passo successivo è cercare di correggere. E inserire le costole. Queste sono le costole, vediamo la sezione terminale, che è questa qui. Ovvio che ci sono anche gli aspetti di malfunzionamento di rappresentazione grafica, perché per esempio qui sembrerebbe che l'elemento rosso, che è la costola, finisca così. È solo perché nella rappresentazione grafica, quando viene ricostruito il modello, numericamente come se il calcolatore si mettesse qua e disegna quello che c'è, che è visibile, e non disegna quello che c'è dietro. Nel fare così alle volte ci sono delle imprecisioni, quindi sembra che lì la costola finale sia fatta così, ma per esempio se io
faccio vedere solo la costola effettivamente c'è, è solo che quando metto la lastra, per un qualche motivo in questa posizione qua l'elementino di lastra sopra mi copre la costola, è un errore numerico, però se vedete, se tolgo la costola, la modellazione dell'anima è corretta, come anche se disegno solo la mia costola, la costola è corretta, quando le metto assieme per grafica me le segno così, no? Però non è che sia sbagliata la costola, è solo che evidentemente per qualche motivo adesso più me la segno così, nel disegnare la struttura, tutti i software sulla parte grafica che noi diamo per scontato, in effetti c'è la parte numerica di una certa complessità e quindi è un'imprecisione. Allora, se faccio andare, vedete qui ho messo fondamentalmente tre costole da una parte e dall'altra, ce l'ho anche dietro. Vedete, in questa configurazione qua le costole mi sono segnate correttamente. Questo ve lo faccio vedere per questo motivo qua. Se io faccio lo shrink del modello, quindi restringo un po' il modello, questo mi serve per vedere come sono fatti gli elementi. Vedete che qui effettivamente noto che, per esempio, questo elemento qui è attaccato a questo, 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 è un po' ristretti, però vedo se c'è la regolarità del modello. Questo e questo sono due elementoni che ho fatto in maniera sbagliata, però lo farò vedere, perché sono degli ISO P4 che vanno da questa nodo, questa nodo, questa nodo, questa nodo. La stessa cosa qua. Mentre qui, da qui a qui, ce n'è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il che vuol dire che le costole così segnate, questo è lo spessore della traccia della mia anima, sono connesse soltanto questo nodo e questo nodo, questo nodo e questo nodo. Poi qui ce ne sono altri che non sono connessi con questo elemento. Poi c'è questo nodo connesso con questo, questo è connesso con questo. Quindi la connessione tra la costola e il resto della modellazione avviene solo localmente in questo punto, in questo punto, in questo punto, questo punto, che vuol dire che, per esempio, questo punto qua potrebbe alzarsi o abbassarsi e questo può rimanere deformato. Vuol dire che non c'è congruenza tra questi due, tra questo nodo e questo, non c'è congruenza, infatti si apre il vuoto. Questo non è del tutto inverosimile la struttura in acciaio, perché sarebbe come se io saldassi mia costola qui, qui, qui e qui. La congruenza tra le due parti di trave c'è solo dove saldo. Se uso solo questi quattro punti discreti di saldatura, il resto non ha congruenza. Se invece facessi la saldatura continua, allora ci sarebbe congruenza nel punto. Vi ricordo sempre che poi nel modello a questa scala non considero l'arrotondamento per evitare il cordone di saldatura. Quindi questo, da un certo punto di vista, potrebbe essere o un errore di modellazione oppure il fatto che io tengo conto effettivamente di cosa saldo. Se questo è il modello, così, vedete, quindi qui dell'appoggio o la costola, la stessa cosa dell'altra estremità, poi ne ho messe due e mezzo. Adesso faccio l'analisi elastica lineare, questa è la deformata, vediamo un po' il contorno. Allora, il contorno in questo caso qui, vedete, c'è un po', scegliere tutta questa farmacopea di sigma. In particolare mi scelgo una
combinazione, questi sono soltanto sigma in direzione x, y, o sistema locale globale, quindi scelgo quello combinato, tipicamente con Mises, e l'andamento delle sigma è questo qui. È un andamento simmetrico e qui vedete non c'è più l'andamento classico della trave di San Venanto, ci sono delle zone di perturbazione. E tra l'altro notate, una delle cose che notate, siccome la costola è connessa soltanto in questi due punti qua e in questi due punti qua, questo è von Mises, non c'è continuità dello stato di sforzo tra questa costola e questa, l'anima, perché i due elementi sono staccati. La discontinuità dello stato di sforzo c'è se c'è congruenza e le rigidezze dei materiali sono differenti, quindi il materiale è lo stesso, però c'è discontinuità nello stato di sforzo perché la costola non parla con l'anima, perché l'abbiamo soltanto collegata all'estremità. Se faccio l'analisi di Bartling, vi vedete ci metti di più perché adesso sono 2009 nodi, quindi sono 12.000 gradi di libertà. Gli autovalori sono questi qui e vedete sono cambiati sostanzialmente, adesso sono tutti molto di 1, quindi vuol dire che tutte le instabilità legate alla piega dell'anima sono state annullate. Proviamo a vedere, già questi sono dei numeri che sono ragionevoli, che sono maggiori di 1, no? Allora proviamo a vedere quali sono i modi. Anche qui forse la cosa più significativa è mettere come contour gli spostamenti fuori piano. Allora, questo è il primo modo. Questa è una bellissima instabilità presso torsionale. Potete notare che la costola, per quanto saldata imperfettamente, con uno spessore di un centimetro pari all'anima, quanto è saldata imperfettamente, solo negli spigoli, e mantiene la sezione terminale da una parte all'altra con rotazione torsionale a zero. Quindi pensate a questa cosa, una correzione, voi avete visto un piatto da un centimetro, alto 2,5 metri, come costola, questo vi ha ammazzato l'instabilità fuori piano dell'anima. Questa instabilità è chiaramente instabilità flesso torsionale, con il valore 1,83, 1,85, che non è tanto, perché questo qui vuol dire che si stabilizza con 1,85 solo per peso proprio della trave in acciaio. Quindi pensate a tutto quello che ci mettete sopra, se la volete guardare, questa è la vostra deformata, la guardiamo così di infilata. Questa è l'instabilità flesso torsionale, no? D'accordo? Primo modo. Guardiamo gli altri. Mannaggia. Questo qui è un modo differente, che è una instabilità locale. L'osso dell'anima resta indeformata, un'instabilità locale in prossimità dell'appoggio. E qua si vede perfettamente che non c'è congruenza tra l'anima, che spancia in questa maniera, e la costola. Se la giriamo dall'altra parte, vedete, non c'è congruenza, l'anima spancia in questo modo. Se cancello le costole, vedete, c'è la deformata,
nella sezione speniale, la slabratura dell'anima che non è congruente alla postola. Quindi per esempio sarebbe necessario saldare effettivamente correttamente la costola all'anima. Ed è quello che ho fatto qua, questo è il modello corretto, in cui se guardiamo l'estremità, guardiamo i nodi, e vedete quello che prima era un elementone unico, adesso l'ho diviso in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parti in verticale, altrettanto in orizzontale, e le 8 parti, questi sono i nodi dell'elemento d'anima, quindi adesso la congruenza è perfetta tra la costola e l'anima della trave. Questa è l'analisi. Vedete qua, adesso c'è congruenza perfetta, quindi gli sforzi sono continui dall'anima alla costola del commises, perché resta il fatto che c'è perfetta congruenza, quindi le deformazioni sono uguali da una parte all'altra, la E è uguale perché è tutto acciaio, quindi gli sforzi sono perfettamente coerenti. Quindi vedete, la mappatura è continua. Guardate anche, per esempio, questa costola, vedete, per esempio, questo contour di sforzo arancione è così, poi esce fuori perché la costola è fuori piano, e poi continuerebbe così. Come c'è perfetta congruenza, le deformazioni sono uguali, l'acciaio è uguale, quindi sigma uguale a per epsilon, c'è continuità. Questa è la deformata della struttura. Strauss, per esempio, ha il vantaggio, come una delle cose interessanti, che ti può mettere anche la statistica dello stato di sforzo. Qui vedete sotto il peso proprio ci addensiamo dei valori che sono irrisori, no? E se facciamo l'analisi di Buckling di questa struttura qui, sono 2457 nodi, quindi sono 14.684 gradi di libertà. Questi sono i modi propri sono questi. Questo è il primo comprensivo, non è influenzato perché non entrava in gioco, bastava connettere questo estremo della sezione a questo, e poi fosse saldata perfettamente o imperfettamente la costa, non cambiava niente. Il primo è sempre lo stesso ed è sempre l'1,87, vediamo gli altri. Ecco, non c'è più quello, il modo questo qui non c'è più, è stato ammazzato dalla saldatura della costola. Si è attivato in mezzeria questo. Adesso col fattore di scala così grosso è poco intelligibile, se ne mettiamo un fattore di scala più piccolo, forse riusciamo a vederlo meglio. E questo è di nuovo in questo campo qua centrale, due momenti più grande, chiaramente si instabilizza l'ala superiore. Guardate qui lo svergolamento in controfase di questo bordo, questo si alza, dall'altra parte si abbassa, quando questo bordo si abbassa quell'altro si alza, e poi la fuoriuscita delle gobe, quando si alza così, lo spanciamento da questa parte, quando ruota questa parte, lo spanciamento dall'altra. Vedete come aver inserito la costuratura perfetta, in un certo senso vi ha segmentato i modi propri di i modi di stabilizzarsi, sono questi, se voi le guardate dall'alto, questa qui è la deformazione. Qual è il passo successivo? Il passo successivo è mettere l'ellipse in orizzontale. Quindi il disegno che noi abbiamo
qua questo, vi rendi conto sia di rimessa in verticale delle costole alle estremità, ma poi anche il fatto che sono stati inseriti questi altri elementi qui, no? Se voi procedete in questa maniera qui, ogni volta riuscite a correggere, e in particolare quello che si deve fare è esattamente come abbiamo visto qua, questo modello qua. Io inserisco delle nervature per esempio ne dovrei mettere una qua in orizzontale, oppure seguendo il disegno ne metterei due, in modo tale che questi spanciamenti non possono uscire né da una parte né dall'altra. No. Quindi di volta in volta, se volete, se noi costruissimo questo primo pezzo del nostro ponte, diciamo con un processo iterativo, però neanche da oggi l'abbiamo fatta lunga perché abbiamo visto diverse cose, però se voi procedete in questa maniera qui, eliminate tutte le, con queste pannellature qua, con tutte queste costole qua, pensate all'effetto terribile di queste costole che hanno subito ammazzato fuori piano dell'anima, riuscite a correggere e eliminare queste instabilità locali. Una delle cose da valutare è anche questa. Questo carico critico qui, questi numeri qua che ottenete, questo per esempio è un modo che si attiva quando l'accelerazione di gravità è 2,40 volte, 9,81 metri al secondo. Allora, questo numero qua sembrerebbe, rispetto ai nostri coefficienti, un numero accettabile, no? Per esempio, se il modo più basso è questo, 87, sembrerebbe maggiore di 1,5, siamo a posto. Se volete guardiamo qualche altro modo successivo, questo è l'ultimo che calcoliamo, questo si attiva con 2,73 e vedete c'è deformazione con l'imbolzamento, serpeggiamento dell'anima dentro fuori legata al serpeggiamento dell'anima. Allora, i coefficienti sono questi numeri qua, come si giudicano? Allora, prima di tutto, questo non va bene perché questo è il moltiplicatore sopra il peso proprio, quindi è irrisorio il peso della trave in acciaio rispetto a quello che c'è da sopra. Prima osservazione. Seconda cosa, qua sempre giunta in conto, l'instabilità è un fenomeno che è fatale. Questo modello qui, per esempio, non contiene l'imperfezione strutturale, l'anima è perfettamente verticale e quant'altro. Quindi, a mio giudizio, se voglio stare tranquillo nei confronti delle instabilità locali, nella condizione con peso proprio, tutto quanto, diciamo, una situazione di carico significativo, questo numero qui deve essere almeno 3. Poi se la struttura è, diciamo, una usuale, io voglio che sia 5. Se la struttura è delicata, strategica, significativa, se l'altro, 10. Perché l'instabilità qui dentro, in questo modello, per quanto abbia fatto, ho considerato un sacco di ipotesi, in realtà non ci sono. Quindi qui non c'è verso, il moltiplicatore deve essere per esempio 10. Poi, una delle cose anche che dobbiamo notare, che per esempio vi invito anche a seguire questa strada qui, potrete tutti voi, per certi versi, come dico sempre, se volete potete partire dall'esempio, dal modello complessivo, dopo cancellare delle parti. Ecco, per esempio, una delle cose che potreste notare è questa. Guardate anche la differenza tra questi modi, Questo è il modo locale. Quindi, per intenderci, quel vostro ponte sia fatto con una trave sola, con due, con tre, 100 affiancate, non cambia niente. In questo modo c'è sempre. Però, questo, vi segno anche la indeformata, faccio un'amplificazione più grossa, questo non è indipendente da quante travi ci sono, perché questa è l'instabilità flesso-torsionale,
E quindi, per esempio, se faccio questa considerazione, questa è l'anima di questa trave. Se qui ce n'è un'altra, questa instabilità qui la posso eliminare in questa maniera. Devo prendere la sezione di mezzeria, per esempio, e connetto con una controventatura, questa instabilità non si può più sviluppare. Perché in questa maniera qui, questa, se io guardo la sezione di mezzeria, la sezione di mezzeria è fatta così. Questa è la mia trave di sinistra, questa è la mia trave di destra, qui c'è il controvento, AV. Se si sviluppasse in questa maniera l'instabilità verso torsionale della trave di sinistra, per congruenza dovrebbe ruotare la trave di destra. Se però succede così, questa, opposto a questo comportamento qua, c'è la rigidità torsionale del sistema delle due travi. Se c'è solo una trave, la rigidità torsionale è quella con spessore al cubo per lunghezza, eccetera. Quindi qui c'è spessore al cubo per lunghezza, diviso 3, la sommatoria su tutti i tratti, no? La bread, torsione profili sottili aperti. Se invece ho questa e la connetto con i diaframmi, questo è un percorso chiuso, come abbiamo visto, quindi la torsione si può sviluppare in maniera discreta, ma la bread come se la sezione fosse chiusa. Quindi questa rigidità qui è enormemente più grande di questa, quindi questa rotazione qua è altamente impedita. Quindi, per esempio, questa è un'instabilità che, se considero due travi affiancate, elimino. Se volete, lo proviamo a fare velocemente. Oggi pensavo di farvi fare anche degli aspetti più, diciamo, teorici, però li farei eventualmente la settimana prossima. Questo me lo salvo come modello con le costo del dubbio, poi faccio così, mi copio tutto, me lo copio a quattro metri di distanza, quindi vedete adesso ho due travi affiancate, no? Poi adesso non sto a perdere troppo tempo a segnare le cose correttamente, facciamo così, cioè non sto lì a queste sono soltanto le costole, facciamo così, proprio perché mi inserisco un elemento a trave qualsiasi, me lo scelgo dimensioni, per esempio questo potrebbe essere 20 cm, spessore 1 cm, questa è la mia sezione, e poi mi creo un paio di controventi. Già che ci sono me li metto anche nella sezione terminale, ma se non conta niente. Questi sono i diagonali, poi facciamo così, individuo questi elementi qua, li suddivido, e poi mi creo i denti, questo l'ho sbagliato. Questo è il primo controvento, questo è il secondo, questo è il terzo. Non ho la sezione di mezzeria perché mi ero fatto il modello, ma
questo è il vostro cassone, ed è un cassone chiuso, controventato. Adesso ne faccio l'analisi elastica. Ah, non ho dichiarato qual è il materiale in cui ho fatto la, il controvento. Qui scelgo l'acciaio in filo, senza aver dato il materiale, chiaramente c'è una delle rapidità. La matrice era singolare, questa è diplomata. No. Adesso mi calcolo il carico critico, linear buffing. Vedi qui per esempio la 36esima, intorno a 40 iterazioni ha trovato i primi 10, ecco, sono questi. Come vedete, prima è 2,23, no? Adesso lo guardiamo in faccia, vedete, primo modo critico è look up. Se avete a flesso tensionale lo ammazzate con queste controventi. Sono rimasti quelli locali, con imbozzamenti qua delle, dentro e fuori dell'anima, c'è serpeggiamento sopra. Vediamo anche questi sono gli altri, e quello dall'altra parte. Siccome le travi sono due, ci sono due simmetrie, infatti questa è l'instabilità che è 2,23,6 da questa parte, poi quello prima era 2,23,6 da questa parte, ce ne sono due. Due autovalori coincidenti, in modo che i formati sono uno su una trave e uno sull'altra, c'è cioè simmetria. Guardate il terzo, è 2,28 che è un altro modo locale, 2,23 dall'altra parte, questo è 2,36, vedete che c'è simmetria, no? Sono accoppiati in modi proprio, 2,42 da questa parte. Quindi per esempio, in questo caso qui, pensando all'accoppiamento con questi controventi che abbiamo fatto al volo, una sezione buttata lì come, no? Quindi senza nessuna particolare cosa, vedete che abbiamo già un comportamento complessivo ragionevole, non ci sono più instabilità complessive, ci sono quelle locali che bisogna sistemare con il MIPS. Vi faccio anche notare quindi l'importanza nella fase di montaggio, la cosa critica è quando c'è la trave sola, lì può sbandare così, oppure se anche avete metto le costole ci può essere instabilità flesso torsionale, instabilità di tutta la trave. Quando voi le avete accoppiate già questa è una situazione più tranquilla. Il valore comunque deve essere, in questo caso qui se non è instabilità locale, deve essere intorno a 3,5. Bene, tenete presente che qui dopo anche dovete metterci sopra il peso del deck, che aumenta la compressione. Un vantaggio del deck positivo è questo, quando avete il deck sopra, è vero che pesa di più, quindi c'è più compressione, però questo svergolamento qua non ci può più essere, perché l'ala superiore è connessa in qualche maniera al deck, quindi non ci può essere questa cosa qui. Quindi nel caso di, quando voi arrivate col deck sopra, tutte le instabilità legate al svergolamento dell'ala superiore sono morte, perché sopra c'è il deck. Quello che vi resta sono le instabilità, tutte le instabilità del pannello. Va bene? Oggi abbiamo visto, ripeto, pensavo di farvi fare altre cose, però dopo penso che non sia andata neanche male, perché hai visto in corso d'opera come investigare il comportamento strutturale, abbiamo visto gli aspetti che sono locali, poi abbiamo visto per esempio una trave, due travi, abbiamo ammazzato le instabilità globali via via. Quello che ci resta sono queste. Guardate, io sono contento di aver fatto, di avervi fatto vedere in questa maniera, se volete quasi come se fossimo in laboratorio, in forma empirica, questo fenomeno qui, questi fenomeni qui. E anche per esempio come correggere il comportamento strutturale.
pastorale apostole, che credo da oggi siano chiare, poi controventi, il fatto che scatto dalla torsione alla De San Venanzo un profilo sottile aperto, la torsione di un profilo sempre alla De San Venanzo chiuso, e questo è il suo punto chiuso. Dietro a queste cose qui ci sono decine di libri, no? Quindi va bene per il ponticello che stiamo facendo, per il corpone che stiamo facendo, però bisognerebbe sicuramente approfondirlo, adesso comunque sempre più caldo, d'accordo? Vediamo la settimana prossima. Provate a testare già col vostro sabato 2000 questi aspetti qui. Dovete farli però cominciando a pensare al modello Shell, perché altrimenti le perdite di forma di sezione non le vedete. Poi, anche se quando sarete progettisti di ponte partirete subito con la mesh corretta, giustamente raffinata, io vi consiglio dall'inizio di fare i passettini anche le mesh rozze, come ho fatto io, anche perché in questa maniera qui voi prendete confidenza con lo strumento. Quindi sapete qual è la distribuzione giusta col SAP, come io so quella con Strauss, come c'è quello che sa con ANSYS quando si divide un elemento, un pannello, come dire. Quindi è sempre tempo dedicato, ma non è tempo buttato. Fase di andare.